Buongiorno a tutti e benvenuti. Un saluto particolare a Christophe Grosset, Unicredit Certificati. Ciao e benvenuto. Ciao. Allora, con Christophe per parlare di alcune emissioni recenti che con quello che è un po' successo sui mercati sono andate addirittura sotto la pari, quindi aprono opportunità. Di cosa stiamo parlando? In realtà stiamo parlando di un'emissione di 17 bonus cap Worldstorp che abbiamo lanciato ad ottobre, dunque qualche settimana fa, che avevano subito preso un slancio e non trovavano più loro interesse. Tuttavia la correzione delle ultime sedute le ha riportato, appunto come lo sottolineavi, a scontare addirittura rispetto al tetto di emissione. Di cosa si tratta come strumenti? L'obiettivo è da un anno, dunque stiamo puntando ad una strategia che ci porterà verso il 2018. L'obiettivo è di andare a puntare a un rendimento comunque importante, perché stiamo parlando da un 30%, un 30% sono, poi lo vedremo tra le varie emissioni, Sì, comunque i 30% livelli al quale ci è aspettiamo. anche eccezionale come performance. Beh, stiamo sempre parlando di strumenti che comunque sono di natura azionaria, stiamo appunto uscendo da questo mondo che deve rendimenti un po' bassi. Mondo azionario, tuttavia, includono anche una protezione, perché ve lo ricordo, il bonus card viene messo a 100, adesso nel particolare questi stanno scontando, di riconoscere il premio a patto che le azioni sottostanti, quelle azioni che stiamo prendendo come riferimento, stanno, si mantengono sopra un livello predefinito. Adesso qual è l'ampiezza di questo cuscino netto? Noi ci lasciamo tra il 25 e il 35%, vedremo tra le varie soluzioni disponibili, comunque di ribasso, dunque siamo in una situazione che non è totalmente direzionale, ma sulla quale comunque stiamo buttando un bel rendimento, con un cuscinetto comunque che mi lascia il tempo di vedere il Benissimo, mercato facciamo qualche esempio molto concreto. corretto. L'esempio è facilmente trovato, direi che chi investe su questi strumenti, la sua scelta sembra che l'abbia fatto, selezionando, e quello mi riferisco ai volumi, selezionando un certificato, un bonus cap Worldstorp, che si riferisce a tre star del nostro listino italiano, dove troviamo FCA, Intesa e Eni, quelle tre grandi azioni italiane. Quello è quello che sta raccogliendo più interessi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno strumento che oggi si va a comprare al 96, 4 punti sotto la pari, che sarà rimborsato a 128 mensa, veramente un rendimento Oltre il 30, leggermente oltre il 30%. esatto, l'anno prossimo, Sì. a patto che queste azioni non scendano del varia, comunque stiamo parlando di una ampiezza tra il 26 e il 27% dai prezzi di adesso. Dunque, cuscinetto di protezione, se queste azioni si mantengano sopra il livello, io sarò rimborsato a dicembre dell'anno prossimo 128, se una via va a toccare invece questo livello, vado a ritrovare un investimento fondamentalmente azionario e a replicare l'andamento di questa azione che vorremmo che non abbia toccato, però l'avrei fatto. Senti, qui parliamo di Questo 17 strumenti. Dov'è possibile consultarli? Beh, cioè, consultarli ovviamente sul nostro sito investimenti.unicredit.it, che tra l'altro si sta rinnovando, c'è già il pop-up che esce per chi va a consultare le pagine a cui è abituato, e adesso fra 2 settimane rilasceremo questo nuovo sito che è molto più flessibile. Noi siamo, effettivamente lo stiamo provando e offre effettivamente la possibilità di essere molto più fine nelle sue selezioni. Ecco, senti, qualcos'altro da aggiungere per i certificati segnalati per l'emissione dei 17 strumenti?
Beh, cioè, interessante andare a rilevare un strumento che è molto simile a quello che, di cui stavamo parlando, dunque si riprende come sottostanti ENI e Fiat, ma si va a sostituire l'azione intesa con FM. Dunque un titolo che effettivamente ha avuto un bel percorso, sul quale può continuare o meno. Comunque lì ci troviamo con un margine di protezione su questo titolo specifico ancora maggiore, perché il cuscinetto specifico a FM è del 37%, c'è il 40% di ribasso. Il rendimento è al quale ci possiamo aspettare è del 29%, dunque anche lì la possibilità di avere forse un investimento che è leggermente meno redditizio, per quello che mi spiego che i nostri investitori certificati abbiano scelto e di Fiat e di Intesa come preferenza, perché c'è effettivamente due punti in più, però a portato a 30 forse il discorso può essere forse un po' più di fiducia nella old economy rispetto a STM, che però definirla new economy è ormai diventato difficile, perché insomma senza chip il mondo non gira più, senza i microchip il mondo non gira più. Esattamente, però lì io credo che stiamo parlando di scenario per il 2018, stiamo parlando di strumenti che scaderanno a dicembre, tuttavia c'è il market timing in questo momento. Market timing vuol dire che i momenti, le sedute di volatilità che abbiamo vissute ci hanno appunto riportato questi strumenti, poi alcuni di questi sottostanti hanno avuto appunto un'evoluzione comunque più marcata nelle ultime sedute e dunque hanno consentito di avere un testo forse ottimizzato. Tuttavia la prassi, vediamo da chi investe strumenti, è sicuramente di non tenerle fino alla scadenza, ma di rivenderle anche prima. Ricordiamo che sono tutti strumenti quotati nei quali non rimengo bloccato fino alla scadenza. Va bene, ultima domanda, Christophe Grosset di Unicredit Certificati. In poche parole, perché ci sarebbe da parlare mezz'ora o un'ora, un bilancio, se già si può fare un po' di quest'anno, perché insomma mercati azionari in salita o comunque a bassa volatilità dovrebbero aver fatto ricche le tasche degli investitori in certificati, o sbaglio? Beh, in realtà abbiamo assistito a due tendenze. Chi investiva a leva, dunque in particolare a leva fissa, forse ha rallentato un po' la sua operatività, chiaro, meno movimenti, ma chi aveva investimenti più di medio termine è andato effettivamente a investire di più, e questo lo vediamo nettamente nella ripartizione dei volumi, in cui nel 2017 è cresciuto l'attività sulle investment certificates, e sono numerose spiegazioni, già che si conosce meglio lo strumento. Secondo, tassi bassi, di cui anche strumenti come il cash flow hanno attratto un interesse da chi cerca rendimento. Le famose cedole, giusto? Le famose cedole. Cedole periodiche, diciamo. Sì, periodiche, ma anche il bonus certificate mi ha consentito di avere delle soddisfazioni, perché questi strumenti, bassa volatilità, un strumento che ha una barriera, che perde il suo rendimento, se tanta questa barriera, un periodo di bassa volatilità, tendenzialmente pochi sono stati negativi. Abbiamo dei tassi di rimborso per le nostre varie scadenze che variano tra il 92 e il 97%, ad esempio il 30 di giugno il 97% degli strumenti che scadevano hanno riportato. Quello è quindi insomma c'è una qualcosina. Qualcosa in perdita, ma è anche fisiologico. Va bene, ultimissima domanda, perché il tempo ormai è scaduto e tiranno. In tutto ciò Unicredit com'è andata? Beh, Unicredit abbiamo provato di rispondere alla tela del nostro investitore, che cioè, dal nostro conto sembra che ci hanno dato effettivamente una bella risposta, perché ormai da settembre siamo tornati come elemento più attivo, non solo in termini di strumenti, ma anche in termini di quota di mercato, e quello
ci fa molto felice va bene, e ci va bene. Porta a proseguire nella via. Va bene, questa domanda ti costerà un caffè che mi devi, diciamo, una domanda un po' facile per così dire. Va bene, allora, grazie a Christophe Grosset, insomma ci ha spiegato i possibili vantaggi di questi strumenti quotati in ottobre, ma che adesso aprono una finestra di opportunità. Un'opportunità adesso, c'è il market timing del più giusto. Va bene, grazie di nuovo a Christophe Grosset, a questo punto se non dovessimo più sentirci anche buone feste e buon Capodanno. Grazie mille.